i canestrelli novesi sono dolci tipici della zona del Novese, di Novi Ligure. Sono biscotti che hanno forma di ciambella o di anello. Olio di oliva, farina, lievito, sale e zucchero, e vengono impastati con del vino bianco. A Novi Ligure li trovate tutto l'anno e li trovate in pasticceria o in panetteria. E stasera li trovate anche qui ad In Cucina con lo Chef. Stiamo per cominciare, non cambiate canale. In collaborazione con Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Ottica Sirio, Optometria e Contattologia, Centro Tartufi Molise, Casa Molisana, Supermercati Gran Risparmio, Gruppo Vigè, Tenute Martarosa. Sabato ad In Cucina con lo Chef. Ciao a tutti da Gigi Di Simio, ciao caro Federico. Federico San Giovanni da Novi Ligure, hai preparato tante cose. Siamo arrivati al sabato, in questo sabato, e hai scelto un dolce. Esatto. Giustamente, tipico della tua zona. Esatto. Io ho un po' descritto nell'anteprima che cosa stavi per iniziare a preparare, e appunto i canestrelli novesi. Raccontaci un po'. Allora, sono dei biscotti che si preparano tipicamente con del vino bianco cortese, che è del mio territorio. Perché c'è da dire, apro una parentesi, tanti li preparano con l'acqua, invece no. La particolarità è che c'è il vino. Esatto. E possono essere cotti in diverse maniere, le ricette sono molte, c'è chi li fa bollire, c'è chi li fa al forno. Noi oggi andremo a vedere la cottura in forno. Hai scelto la cottura in forno. Quindi, che cos'hai qui? Farina? Abbiamo 500 g di farina, 16 g di lievito per dolci, un bicchiere di vino bianco, 150 g di olio di oliva, in alternativa si può utilizzare anche l'olio di semi, e 150 di zucchero semolato. E per scorta, vediamo poi come si comporterà la farina, abbiamo un bicchiere d'acqua se ci dovesse servire per impastare. Va bene, vai pure, ti do il via. Ok, iniziamo con l'unire le polveri. Lievito nella farina. Esatto. Addizioniamo anche lo zucchero. Ah, prima tu le hai chiamate le polveri. Sì, prima tutte le polveri insieme, dopodiché iniziamo a procedere con l'olio. Olio. A Novi, quindi, tutto l'anno? Si trovano in pasticceria o in panetteria, insomma è un dolce tipico delle nostre parti, quindi lo si prepara un po' dappertutto, anche in casa. Senti, invece lì al St. George, birreria con cucina, dove sei tu, al St. George, se venissi e chiedessi un dolce, ci sono anche... Sì, noi i canestrelli li serviamo di tanto in tanto, specialmente la domenica, dove magari preferiamo cucinare piatti un po' più tradizionali invece delle solite cose, lo proponiamo insieme al caffè. Quindi, ecco, il sì, dolcetto. Esatto. Perché ho visto che, insomma, lì da te, dove sei tu, agnolotti, pasta alla birra, agnolotti vegani, salsiccia con patate, insomma, poi questa è la parte, poi ci sono tutta una parte di burger, il BBQ, il German, l'Otti, il Classic e tanti altri. Sì. E poi vedo che secondo me avete subito un influsso napoletano, perché c'è veramente un vario menù, avete di fritti. Sì, diciamo che si accompagnano molto bene alle nostre birre artigianali. E infatti sono poi birre internazionali. E abbiamo deciso di tenere in menù anche i fritti. Sai che Napoli friggono tutto, no? Sì, certo. Quindi per quello io ho creato questo gancio tra il St. George e il menù e Napoli, ecco. Vabbè, che poi il fritto piace alla maggior parte delle persone. Quindi, poi è bello perché birreria con cucina. Sì, diciamo che abbiamo deciso di utilizzare anche la cucina, cercando di abbinare quanto più possibile le nostre birre un po' particolari ai piatti che abbiamo in menù. E quindi nel piatto dei menù ci sono anche cose
tipiche della zona vostra? Sì, perché diciamo che durante la settimana o il mese ho la possibilità di andare un po' a cambiare il menù e io mi diverto a proporre piatti del territorio in chiave moderna o magari in chiave classica. Decidi, insomma, dipende dall'ispirazione, anche perché tu lo dici nel tuo libro, cioè tu prendi ispirazione da tante cose, da quello che ti circonda, da quello che mi circonda, dalle esperienze che ho avuto io di viaggio o comunque diciamo anche dalle persone in generale. Sarei tanto curioso di sapere se questo tuo passaggio nella nostra regione genererà in te qualcosa, insomma. Assolutamente, speriamo che le persone che mi seguiranno magari prossimamente vedranno un piatto molisano. Ricordiamo che Federico San Giovanni è di Novi Ligure e comunque anche i suoi profili social, Instagram, Facebook YouTube. E un canale YouTube. E volendo possono anche interagire col mio sito internet www.federicosangiovanni.com. Hai anche un sito internet? Sì. Perfetto, quindi magari scopriremo di colpo una ricetta molisana trasferita in Piemonte. O magari un mix di tutte e due le regioni. Certo. Con l'impasto ci siamo quasi. Stai lavorando nella boule di vetro il tuo impasto, l'impasto che ti porterà a, diciamo, preparare questi canestrelli novesi, canestrelli di Novi Ligure. È un impasto che va lavorato molto perché deve essere ben amalgamato, non essendoci acqua si devono mischiare molto bene i sapori. Sai che io sono stato una volta a Novi Ligure, no? E ho un bel ricordo di questa città bellissimo, perché effettivamente è una bella città, ma un ricordo che ho, il freddo che ho sofferto. Sì, diciamo era che febbraio, c'era la neve, c'era il sole, ma aveva nevicato qualche giorno prima e la temperatura era... Diciamo che il nome inganna, cioè Ligure, ma in realtà... Sì, perché pensi al mare, perché... Ma in realtà sei ai piedi della montagna. Perché allora, voi dalla Liguria, da Novi, 40 minuti? 40 minuti, sì, diciamo che da Genova sono all'incirca 50 km, 50-60 km. Che cosa succede? La Liguria, per come posizionata e con le montagne alle spalle, ha un clima mite esatto. Tutto l'anno. Sì, diciamo che quando non ci sono le giornate di vento è molto mite. Cioè in pochi chilometri c'è uno sbalzo termico, cambia parecchio. Tutto. Ok, comunque, l'impasto. Un bel ricordo personalmente di Novi Ligure, a parte il freddo. L'impasto è pronto, adesso dobbiamo farlo riposare all'incirca un minuto o due. Ma questo non ha una lievitazione classica che devi preparare, tenere coperto da parte per un certo numero di ore? Non è un lievitato come si può dire, come il pane o la pizza. Appunto. È un lievitato che lievita in forno, e però come appunto tutti gli impasti, dopo che è stato lavorato, necessita di un leggero riposo. Cioè, perché la lavorazione che tu hai fatto adesso nella boule lo ha anche ossigenato per certi versi. Esatto, adesso proviamo a lavorarlo, ne tagliamo un pezzo. Ecco, spostalo un po' l'impasto così si vede. Va allungato come un grissino, cercando di assottigliarlo un pelo. Ah, lo rendi... Esatto. E quindi qui poi tu crei il cosiddetto anello o ciambella, insomma, giusto? Esatto. Adesso in questo caso qui proveremo a fare un anello. Sì, va, adesso facciamo così. Ne prepari uno, fai vedere... La preparazione. Com'è. Esatto. E poi mandiamo i consigli. Tanto, ecco, questi anelli, bellissimo, vanno in forno quanto tempo? 180 gradi per circa 15 minuti, 15-16 minuti. Va bene, allora, noi stiamo per infornare i nostri canestrelli novesi. Quindi, se li volete vedere all'uscita dal forno e come ce li presenterà Federico, non dovete fare altro che rimanere sintonizzati. Giusto? Esatto. Allora, che diciamo? A tra poco. In cucina con lo chef.
Ed ecco, caro Federico, i nostri canestrelli novesi. Esatto. Belli colorati. Belli. Quanto colorati. Li hai tenuti in forno? Li abbiamo tenuti ai 180 gradi per 15 minuti. 15 minuti. Ne hai fatti di varie forme, di varie grandezze. Sì, si possono fare più piccoli, più grandi. Io, sai, penso che, non lo so, se bagnarli nel vino. Sì, si può bagnare nel vino, nel caffè latte, nel latte la mattina, insomma, vanno bene a qualsiasi ora. È un biscotto H24. Esatto, esatto. Va bene col caffè, va bene con... Sì, perché non sono né troppo dolci né troppo salati. È giusto. Io pensavo che tu li cospargevi di zucchero a velo, invece mi hai detto no. No, no, perché questi qui vanno serviti così. E questo noi... è l'originale. L'originale, esatto. Va noi bene. A Novi li vendiamo così. Oh, però noi abbiamo parlato di vino, di caffè latte, di caffè, ma che ne so, a fine pasto vanno bene. Sì, assolutamente, oh, sì. E che cosa ci abbiniamo? Possiamo abbinarci un bellissimo rosé. Un rosé? Un rosé. È vero. Tu hai parlato con Michele. Esatto. Hai parlato con Michele Travaglini, tenute Marta Rosa, e giustamente ha detto, ma io vi consiglierei una bollicina. Esatto, questo... ci siamo divertiti a fare i nostri abbinamenti e abbiamo trovato l'abbinamento. Questo spumante rosé di uve Tintilia comunque. Esatto. E quindi... si presta benissimo per il fine pasto, anche lui non è né troppo dolce né troppo... No, giusto. È giusto. Fresco, bello tenuto. Esatto, ottimo per il fine pasto, appunto, anche per chi non ama il troppo dolce, abbiamo i nostri canestrelli insieme al nostro rosé. Va bene così. Se vi sono piaciuti i canestrelli che ci ha appena preparato Federico San Giovanni, la ricetta è semplice, veloce e soprattutto un qualcosa di fatto in casa, buono, semplice e tradizionale. Va bene, allora, domani è domenica, chiudiamo qui la nostra settimana. Federico, io ti ringrazio, complimenti per i canestrelli. Grazie mille. Buon rientro a Novi, noi ci vediamo ancora però, Sì. Mi hai promesso che tornerai, certo, per un'altra puntata. Noi vi diciamo grazie per essere stati con noi, un caro saluto da Gigi Di Simio, buona domenica e ci rivediamo lunedì per un altro appuntamento, stessa rete, stessa ora, sempre qui ad In Cucina con lo Chef. Ciao a tutti. Il mio orgoglio è ancora vivo e non morirà con te, lascia stare quell'azzurro che non è adatto a te. Se sei tu l'angelo azzurro, questo azzurro non mi piace, la bellezza non mi dice le parole che vorrei. Quanti baci e tradimenti, lacrimoni e pentimenti, fan di te una donna sola che da sola resterà. Arrivederci da Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Ottica Sirio, Optometria e Contattologia, Centro Tartufi Molise, Casa Molisana, Supermercati Gran Risparmio, Gruppo Vigè, Tenute Marta Rosa.